Team! Team, ma che fai? Adesso le prendi. Non devo avvicinarmi. Il babbo non mi vuole punire. Aveva paura che quei lupi mi aggredissero. Bello, vieni qui. Fatti accarezzare. Sei solo, vero? Neanche io ho più la mamma. Questo cucciolotto mi ricorda un cane che avevamo tempo fa. Parli di Book? Sì. Book ha preferito vivere in libertà. Avrà disseminato dozzine di cuccioli in giro. Lo vuoi? Sì. È tuo. Posso davvero tenerlo? Se riesci ad acchiapparlo. E lo posso... Lo posso chiamare Book? Certo. Forza, Book, corri! Dai, più veloce! Corri, Book! Corri, corri! Dai, prendimi! Che non ce la fai, sono più veloce io! Vinco prima io! Dai, corri, Book! Dai, Book, forza! Metticela tutta, dai! Dai, vieni, vediamo se mi prendi! Corri, Book, più veloce! Mi hai fatto male, Book! No, non scappare, aspettami! Bravo, Book! No, dai, lasciati prendere, non scappare! Non ce la faccio, Book! Ti chiamo. Dovresti averlo imparato ormai. Hai capito? Mi devi ubbidire. Book è nato libero, Tim. Non puoi pretendere che faccia tutto quello che vuoi tu e in ogni momento. Anche io sono libero, ma se papà mi dice di fare qualcosa, io ubbidisco. Beh, perché tu sei un essere umano e hai la capacità di riflettere. Il cane segue l'istinto. Io so fiutare un buon arrosto molto meglio di un cane. Non fare lo spiritoso. Mai trovato pellicce magnifiche come in questa stagione. Però bada che quello strozzino di Winthrop te le paghi al prezzo giusto. Winthrop è un osso duro, ma sa riconoscere un buon affare. Ti paga il massimo prezzo quando la pelle vale. Ah. Ci restano solo poche trappole da controllare. E poi partiremo per Canon. È deciso che partirete domani? Posso venire con te, papà? No, non allora... stavolta, figliolo. La neve si sta sciogliendo e le piste sono impraticabili. Il nonno dice che andava a caccia con suo padre a 6 anni. Ho paura che tuo nonno sia un po' troppo vecchio per ricordare tutto quello che faceva. Però tu fatti trovare all'ansa del fiume fra 15 giorni e porta Book con te. Hai sentito, Book? Aspetta, però. Ho una condizione. Darai una mano a tuo nonno e dovrai anche studiare ogni giorno. Sa già quel poco che potevo insegnargli. La cosa più importante è che tu sappia fare i conti. Per non farti truffare quando venderai le pelli. Ne put, Baiamant! Furfante! Torna subito qui! Sei una brutta bestiaccia! Tim!
Tim! Portami la pipa! La pipa! Book, va a prenderla tu! Vuoi farti perdonare per avermi rubato la carne? È primavera, Tim. Primavera, capisci? Gli animali sono i primi a sentirla. Davvero? Già. Per questo non è più lo stesso da qualche giorno. Ed è logico. Book, ma dove stai andando? No, aspetta! No, lasciala andare. Non serve a niente chiamare. Su. Si dormirà stanotte. È la stagione degli amori. Uomini, lupi. È la medesima storia. Lo sai che ti invidio? Hai sposato la più dolce e affettuosa indiana di tutto lo Yukon. Raggio di Luna è una buona moglie. Lei non si lamenta mai, neanche quando stai via per molti mesi. Non dirmi che le manca la tua conversazione. Beh, è ben diverso per te. A casa c'è sempre lei che ti aspetta. Io invece non rivedrò mai più Denise. Non ne sentirò più la voce. Non sentirò più le sue carezze. Purtroppo anche lui si sente solo.
Dai, Dì! Bravo! Dai, Book! Vedi in che guai si può finire correndo fuori come hai fatto tu? Questa la tengo io. Tuo padre non vuole che giochi con le armi. Non hai ancora mangiato. Non ho fame. Sacco, eh? Non prendertela se Bucky si è allontanato. È la sua natura. Sta cercando la sua vita. Come spiegartelo? Vedi, Buck è nato libero. E se dovesse scappare via di nuovo è perché segue il suo istinto. Gli indiani dicono che è il richiamo della foresta. Buck non sa ancora se scegliere te o la sua libertà. Lascia che sia lui a decidere. Devi dormire ora. Andrai incontro a tuo padre domani. La strada è lunga e faticosa. Buonanotte. Riposa bene. Buonanotte. Buonanotte. C'è nessuno in casa? Gente, siete tutti sordi? Ah, finalmente, era tempo. Sei sordo come una campana, vecchio. E tu sei più zotico e maleducato di un mulo. Ehi. Piantala! Noi eravamo diretti a Talbor, ma abbiamo perduto la pista. A Talbor? Ci potete indicare come arrivarci? Talbor è lontana. Almeno una giornata a cavallo. Dovete seguire il fiume fino alle rapide. Poi c'è un guado. E al guado... Basta così, conosco la strada. Ma non sapevo che avremmo dovuto guadare il fiume. Già, proprio così. State a sentire, vecchio. Mi chiamo Kuznetsov. Timofei Kuznetsov. Sentite... signore... Confesso che io e i miei amici da ieri stringiamo la cinghia. Avete niente da mettere sotto i denti? Paghiamo, naturalmente. Non c'è bisogno di pagare. Offro volentieri il poco che abbiamo. Buck, sei cattivo. Perché mi fai sempre arrabbiare? Sei molto cattivo. Brutto cagnaccio. Vedrai quello che ti capiterà. Se non ubbidisci, non ti porterò a Canon a vendere le pellicce. Tu non hai visto mai una città. Beh, è una lunga fila di case di legno, una vicino all'altra. Se ci andiamo, ti porterò a vedere i giocolieri. Ci sono anche i mangiatori di fuoco. Lo ingoiano, non sto scherzando. Me lo ha detto mio padre. E quando sarò a Canon, voglio comprarti un bel guinzaglio.
Ecco qui. Formaggio e sidro. L'inverno è stato lungo. Le provviste sono agli sgoccioli. E dite, vivete solo? No, con mio figlio e un suo amico. Dove sono ora? A caccia. Dovrebbero farsi vivi al tramonto. Cacciatori di pellicce, vero? E com'è andata quest'anno? Niente bene. Ogni anno va sempre peggio. È quello che dicono tutti. Un'occhiata al magazzino e vedrai che è una balla. Ehi, amico, che vuoi farci con questo cannone? Aspetta un momento. Non avevo mai visto un catenaccio simile. E se vi facessi un'offerta, vecchio mio? Io mi chiamo Kuznetsov. Dove vai? Dai cavalli. Vendetemi le vostre pellicce, signore. Risparmierete a voi e a vostro figlio un lungo viaggio. Grazie. Non mi interessa. Vado a prendere dell'altro sidro. Buona idea. Forse se bevete un po' sarete più ragionevole. Il vecchio non apprezza la nostra compagnia. Lo credo, ha visto il tuo grugno. Non posso dargli torto. Che diavolo ci fai tu qui? Ammiravo queste magnifiche pelli. Sono conciate in modo perfetto. Pelli di qualità. È questa che cercavi? Diventato un vero campione. Puoi scommetterci. Devi comprare un guinzaglio. Te lo comprerò, ma anche qualche libro. Libri? Ne ho abbastanza di libri. Un vero uomo deve imparare tante cose. Voglio fare il cacciatore come te, che altro devo imparare? Non basta pensare solo ai bisogni materiali, bisogna nutrire anche la mente. Ma stai scherzando? Non sto scherzando. Chiedi l'anno. Il camino non fuma. Chissà perché il nonno non ha acceso il fuoco. Che cosa succede, papà? Non lo so. Nonno Tama! Perché i fucili? Può darsi che ci sia qualche visita inopportuna in casa. Meglio non farsi sentire.
Papà. Fatti forza, papà. Resisti. Natti. Natti. Nonno. Nonno. Nonno, parla. Quattro uomini a cavallo. Inseguiamoli. Maledetti. Se hanno proseguito a guado nel fiume, potrebbero anche farla franca. Natti, li troverò anche a costo di impiegarci tutta la vita. Vieni. Tim. Lasciami! Tim! Andiamo. Natti, pensa tu a mio padre. Tempo che ti svegliassi. Scusami, papà. Ho dormito troppo. Ma ho fatto un sogno meraviglioso. Portland? Hai visto il loro carico? Un bel bottino, eh? Già, appetitoso, direi. Anche la ragazza è appetitosa. Andiamo ad avvertire tuo fratello. Su, andiamo. Spi spokojno, gospodje, tebia, pomiluino. Riposa in pace, papà. E che il Signore ti accolga fra le sue braccia. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Quei due? Hanno un grosso carico di pellicce. Sono soli? Nessuno in vista. Tu che dici? Sarà un gioco da ragazzi prenderle. Molto bene. Un giretto lucroso. Hank, tu e Norton proseguite per Cannon con le altre pellicce. Ehi, aspetta un po'. Voglio divertirmi col vecchietto, e specie con la ragazza. Pezzo di idiota!
Divertirti? Come hai fatto con quell'altro vecchio? Vuoi lasciarti dietro una scia di cadaveri? Sarai la nostra fine se continui così. Nessuno mi ha visto e i morti non parlano certo, quindi... Tu farai quello che dico io! Porterai le pellicce a Kenno. Vuoi la ragazza soltanto per te, non è vero? Norton! Sta attento che quest'idiota non ci metta nei guai, intesi? E va bene, andiamo! Io non posso ucciderli. Li cattureremo. E li consegneremo alla giustizia. E avranno quello che meritano. Hai la mia parola. Quanto l'olore, perché cantando si allegra, cielito lindo, los corazones. Cantano llores, perché cantando si allegra, cielito lindo, los corazones. Bella voce, Winthrop. Come vanno le cose, Kay? Lo puoi vedere con i tuoi occhi. Questo posto non è affatto la miniera d'oro che mi avevi promesso. Però lo diventerà. Sarà come era in Messico, Kay. Aspetta che arrivino il piano, gli specchi, i tappeti, i tavoli da gioco. Già, ma sarò vecchia e decrepita allora. Ma sarai molto ricca, Kay. Oh, scusa tanto, ma devo mantenere al giusto livello il tono di questo covo del peccato. Chiaro? Una donna che fuma in pubblico rende l'idea. Se hai bisogno di me, Kay, sono nel magazzino. Bentornato fra noi, sceriffo. Ciao, Icoli. Fatto buon viaggio? Niente male. Come vanno i denti? Sono tutti sani. E come sta la puledra? Beh, sta benone. Controlla i ferri. Maniscalco e dentista a disposizione, signore. Brava, Icori. Grazie. Sta buono. Arrivo, tanto quel tuo molare non mi scappa. Torna domani e porta con te questa ricevuta. Grazie. Salve, sceriffo. Come va, Johnson? Non c'è una bettola dove un poveraccio si può bagnare il becco? Là di fronte, in quella baracca. Grazie. Di niente. Whisky, anche per lui. Come si chiama? Kay Stark. Avanti, Book. Allora sei decisa a trasferirti in città? Mentre tu non vuoi lasciare queste montagne. Ma sei davvero deciso a continuare questa vita? È la mia vita. Forse cambierai idea. Non ti andrebbe di avere un letto vero?
dei pasti caldi, l'acqua in casa senza dover rompere del ghiaccio per procurartela. E la pace e il silenzio, Corinne. Ho trascorso tutta la mia vita fra queste montagne. So che il mio destino è restare qui. Sta giù! Tim, resta qui col carico. Datti! Andiamo. Vai! Maledetto, per poco non mi beccava. Che diavolo aspetti a farlo secco? Non ce n'è bisogno. Imbecille, non ce n'era bisogno. Toglimelo, spara! Papà! Spara! Questa belva mi sbrana! Presto! Book! Non è niente, vero, Book? Non c'è pericolo che tornino. No. Se la prendono solo con chi non può tenergli testa. Corinne. Corinne. Papà, sono qui. Sono qui. Che ti avevo detto? Ho sempre vissuto fra queste montagne. E resterò fra queste montagne. Ti prego, abbi cura di mia figlia. Sta tranquillo, Andrea, tranquillo. Papà, non affaticarti, no, ti salverai. No, non parlare. Va, va a Portland e vivi la tua vita. Io ti adoro. Piccola mia. Io... Papà. 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 No. Papà. Papà. Fermeremo qui per stanotte. Oh. Hm.
Era l'ultima volta che sarei venuta qui a Canon. Avrei dovuto proseguire da sola per Portland. Desideravo tanto vivere in una città. Mio padre, al contrario, odiava la città. Avevo trascorso la vita a cavallo. E tu? Lo comprendevo. Non ti piace la foresta? No. Come si può amare un posto dove rischi la vita in ogni istante? Un posto che ti ha tolto la madre e adesso ti toglie anche il padre. Però tua madre e tuo padre hanno trovato l'amore qui. Non c'è nulla di romantico. Gli indiani sono convinti del contrario. Chiamano la foresta il confine del cielo. Dicono che l'amore qui è senza fine, come il firmamento. Avanti, Book, dammi la zampa, presto. Obbedisci. Ecco, bravo, certo, sei bravissimo. Sei un po' stanco, eh? Ma adesso ti riposi qui al caldo, eh? Tim, come si chiama? Book. Ciao, Book. Sei bellissimo. Ehi, Corinne, gli sei simpatica. La vuoi piantare tu? Ho detto di piantarla, di strimpellare! Avanti, che i dadi mi bruciano tra le mani. È un bel 10, il 10 vince! Ehi, amico, se lo prendessi io il banco per un po'. Scordatelo, è la casa che gestisce il banco. Ah sì? E quanto vi potete permettere di perdere? Yahoo! 2 e 5 fanno un fottuto 7. Che cosa le dici, Norton? Ti dico di piantarla finché vinci. La sorte può sempre cambiare. Sì, hai ragione. Lo sai che cosa voglio fare? Adesso voglio cambiare gioco. Vuoi aiutarmi a spenderli, pollastrella? Toglimi di dosso quella zampa. Sentite la signora? Lasciala stare. E chi lo dice? Fermati, idiota! Vogliate perdonarmi, signor Winthrop, ma quando ho bevuto un po', il mio giovane fratellino non fa che mettersi nei guai. Ah, io sono Charles Bowman. Mi farò vivo domani per la vendita delle pelli che sono già nel vostro magazzino. Mi auguro che questo piccolo malinteso non provochi qualche complicazione. Non temete. Io non mescolo questioni personali con gli affari. Riconosco anche che ho fatto una vera figura da stupida.
dico a mettermi a urlare in quel modo? Come se non avessi mai visto un orso prima d'ora. Capita a tutti. Prova a metterlo. A cosa stai pensando? Pensavo a Tim. È troppo solo quel ragazzo. Ha ancora bisogno di una madre. Manca veramente una donna qui. Soltanto per Tim. Papà! Ti ascolto, Tim. Come va il piede di Corinne? Molto meglio. Una lieve distorsione. Mi sa che gli piaci proprio. Ti vuole bene. Aveva ragione. Canon sono un mucchio di baracche messe una vicino all'altra. La gente non vuole vivere isolata in questa zona selvaggia. Già, ma sono ugualmente soli. Non posso darti torto. Comunque conoscerai tipi divertenti, ne sono sicuro. Speriamo, andiamo. Brighiamoci. Natti, prima di tutto dobbiamo trovare un alloggio per noi e una stalla per i cavalli. Ben arrivati, signori. Se vi tornate in città potete alloggiare qui. Penso io ai cavalli. Oh! Oh! Amico mio, siamo d'accordo. Se credi di piazzarle a mio prezzo da un'altra parte, fatti vivo il più presto e io ti ridarò le tue pelli. Intesi? D'accordo. Amico Fairfield, come va? Come va la vita? Mister Winthrop, ecco l'elenco di quello che ha portato il signor Fairfield. Grazie. Bene, sta crescendo la famiglia, eh? Tempo fa mi hanno detto che stavate per diventare addirittura 11. Non è esatto. Ma è aumentato? Sì. Ma quanti siete diventati? 12. Siete 12? Sono nati due gemelli. Due gemelli? Addirittura. Se continuate così sarete voi responsabili se il Nord-Ovest sarà sovrappopolato. Mr. Winthrop. Sì? Se non vi dispiace, vorrei concludere al più presto la nostra transazione. Non posso restare ancora per molto a Canon, quindi... Sì, signore. Penserò subito a voi. Non appena... Maurice avrà terminato l'inventario delle vostre merci. Grazie, Dan, per quello che hai fatto. Ciao. Ciao, Corinne. So che la diligenza non partirà che tra un paio di giorni. Io nel frattempo mi fermerò dal signor Winthrop. Perché non venite a trovarmi? Ci andiamo stasera? Sì, se troveremo il tempo. Grazie, Dan. Allora stasera. Ciao. Mentre tu e Natti vi sistemate, posso dare un'occhiata in giro assieme a Book? D'accordo, ma attento, ci sono tanti cani sciolti in paese. E se per caso ti perdessi, sì? Tu chiedi di Icori, lei saprà dirti dove ci troviamo in quel momento. Va ora e non combinare guai. Non preoccupare. Andiamo, Book, vieni. Aiutami a scaricare, per favore. Grazie. C'è la ragazza. Non ci sarà il rischio che ci riconosca.
È meglio che rimaniate nascosti per il momento. Mr. Winthrop. Oh, Corinne Saval. Non so dirti quanto mi fa piacere rivederti e come sei diventata bella. E come sta tuo padre? Purtroppo non c'è più. L'hanno assassinato 3 giorni fa mentre venivamo a Kenya. Una notizia orribile, era un amico. È l'unico indizio. Può servire per identificarlo. Già. È una bella bestia. Sarà uno della solita banda. È un pezzo che agiscono in questa zona. È formata da delinquenti incalliti senza scrupoli. Io mi allontanerò per un paio di giorni. Nel frattempo, se tu scoprissi qualche traccia, manda a chiamarmi. Intesi? Dan Kuznetsov e Natty McFarland mi hanno salvato la vita. Hanno anche loro qualche cosa da vendere. Come qualcosa? Hanno sempre portato qui grossi carichi di pellicce? Purtroppo li hanno derubati e il vecchio Timofei Kuznetsov è stato assassinato. Che cosa? Anche il vecchio Kuznetsov? Era così buono. È terribile. Ehi, hey, Tim. È meglio che tu tenga il tuo pecorone al guinzaglio. Ci sono tanti cani aggressivi che vagano qui in paese. Starai attento? Sì, Cori. Bravo. Corinne, una ragazza bella e sola non può viaggiare portando tanti soldi in contanti. Quindi ti ho preparato una lettera di credito per la banca Morgan a Portland. Vieni. Grazie, è così gentile. Ho aggiunto anche il ricavato della vendita dei cavalli e a tutto il resto. Io non so come ringraziarla. Era mio dovere. Tom, vuoi accompagnare Miss Corinne dove alloggia, per favore? Sì, subito. Allora, Corinne. Sì. Spero che questi ultimi 2 giorni che passerai qui ti lasceranno un buon ricordo di noi tutti. Lei è stato molto buono, signor Winthrop. Arrivederci. Ah, signor Bauman, venite pure. Ecco, ho preparato l'elenco delle sue merci. Sedetevi, prego. Siete nuovo di qui, non è vero? Già. E non siete cacciatore di pellicce? Io preferisco comprare le pelli degli indiani. Faccio affari come li fate voi. Ma vorrei scommettere che in cambio date del pessimo whisky e vecchi catenacci che non sparano. Vi consiglio di calmarvi. Se invece volete avere a che fare con lo sceriffo Stewart, la scelta è vostra. Non ho paura di nessuno, Winthrop. Sì, perfetto. Io sono solo un commerciante. E non mi interessa sapere da dove proviene la merce che compro. In conclusione, ora posso offrirvi $800 per queste pelli. Ma ne valgono molto di più, almeno 3.000. Sentite, voglio essere chiaro con voi, signor Bauman. Datemi le pelli e nessuno lo saprà. Io non vi starò a chiedere dove le avete trovate. Se non mi va, portatele altrove. Aggiungete altri $200 e accetto. Ehi, venite! Coraggio, puntate, ragazzi! Non c'è nessun trucco, dipende tutto dai cani! Allora, è un'occasione! Non
Non avete voglia di raddoppiare i vostri quattrini? Vi do la vittoria di questi cani, 5! Io pago subito le scommesse. Non buttate al vento i vostri quattrini, guardati truccati senza luce. Fermo, ma dove vuoi andare? Avanti, coraggio amici! Qui non c'è nessuno che barra e vi deruba, è tutto alla luce del sole. Ma voglio zuffarti con tutto! Sta calmo! Andiamo! Allora, c'è nessuno che si fa avanti? Perfetto! $1 sui cani vincenti. Tra poco cominceremo, facciamoli provare. Bene, bene. Ora vediamo se ce la fanno. Avanti, avanti. Queste bestie sono robuste. Trainano da sole una slitta con tutto il carico. Avanti, chi vuol vincere? Forza, fate come lui. Lui sì che vuole vincere. Avanti, si comincia. Forza, sono quattrini facili. Avanti, puntare, puntare. Ce la faranno o non ce la faranno? Non è troppo tardi per puntare. Coraggio! Qualsiasi cifra, forza! Ma io vedo un bel lupo là. Ehi tu, ragazzo! È tuo quel bel cane, vuoi farlo provare? Io non ci casco, è tutto un trucco! Allora perché non te ne vai per i fatti tuoi? Togliti dai piedi! È perché non ho i soldi, se no io vincerei di sicuro col mio book! Ti faccio una proposta. Mettiamo alla prova quel tuo gran cane. Io ti do $20 se vinci, ma se perdi io mi prendo il cane, d'accordo? Io punto sul ragazzo, Cotton. Bene. $100 che il cane no, vincerà. No, troppo. Va bene, Dan, accetto. State a sentire tutti, lo do 6-1. Puntate se siete sicuri che il cane riuscirà a vincere. Va bene? Chi ci sta? Bene, ora si comincia. Nessuno dei signori vuole puntare i suoi quattrini? È un'occasione unica, non fatevela scappare. Forza, Book, fagli vedere quello che sai fare. Forza, uomini, è stupido perdere questa occasione. Potete vincere sul serio una bella sommetta con questo cane. Allora, vi piacciono i quattrini? Io sono molto generoso. Se il cane vince, ci rimetto una vera fortuna. Avete sentito bene? Pago 6-1 se supera le 40 lire. Che ve ne fate? Che ne dite, gente? Coraggio, gente, c'è ancora tempo per buttare. Ma non aspettate troppo. Forza, fuori quattrini. Su, avanti, qui si vince. Ehi, come si fa? Avanti, Book, sei forte, ce la fai! Mettigela tutta, Book! Se vinci diventiamo ricchi! Forza, Book, tira, tira! Dai che sei forte! Ce l'hai così fatta, tira, tira! Coraggio, Book, sta bravo! Dai, tira! Muoviti, il tronco! Non mollare! Dai, Book! Tira, tira! Stai andando fuori, tira! No, Book, ma che fai? No, non ti fermare, Book, coraggio! Andiamo male, eh? Il tunnel si sta sgonfiando, che delusione! Forza, Book, non mollare! Dai, Book! Tira, tira! Mettigela tutta, Book! Avanti, Book, dacci dentro! Tu sei il più forte! Coraggio! Non puoi mollare, non mollare! Non devi arrenderti, ormai ce l'hai quasi fatta! Forza! Bravissimo! Avanti, Book! Sì, Book! Sì, Book! Hai vinto, bravissimo! Ah, dannazione! Sei un vero campione, Book! Sei il più bravo di tutti i cani! Oh! Ecco i miei campioni, i miei campioni! Quel Cotton è solo un piccolo imbroglione. Non costituisce un problema. Il vero problema è un altro. Chissà se riusciremo a catturare quegli assassini. Non dovrebbero rimanere impuniti. Sono stanco morto. La vostra stanza è pronta, sceriffo. Ah, grazie, Kay. Allora, com'è andata? Mi ha offerto $300, una miseria. E tu hai accettato? Che Winthrop è una lurida carogna. Non la smetteva di farmi un mucchio di domande.
A mio parere, prima ce ne andiamo da qui e meglio sarà. Dove avete messo i cavalli? Li abbiamo venduti agli indiani. Ah. Dov'è mio fratello? Ma non è con te. Ha detto che tu lo stavi aspettando. Accidenti, maledizione. Norton, corri a cercarlo. Metti che non lo so quadro se serve, ma devi trovarlo. Noi ti aspettiamo giù al fiume. Voglio soltanto i quattrini, dammeli e non avere paura. Io non ho nulla con me ora. Non ci casco, non fare la furba. Voglio i quattrini delle pelli, Winthrop te li ha dati, no? Winthrop mi ha dato solo una lettera di credito. È pagabile soltanto a me. Calmati, Book, vuoi farmi cadere? Che cosa gli prende? Nate, faglielo più. Che sta succedendo, Dan? Ancora non lo so. Book sta seguendo una pista. Lascialo andare, Tim. Va, Book, da bravo. Una lettera di credito, eh? Come no? Ma io entro nelle banche solo per rapinarle. Muoviti. Non ho tempo da perdere. Sputa fuori i quattrini. Non ho nulla, lasciatemi! Lasciami! Lasciami, molla! Brutta bestiaccia! Toglietemelo di dosso! Porca carogna, hai ucciso mio padre, un povero vecchio. Cosa volete da me? Non vi ho mai visto prima. Che sta succedendo qui? È lui l'uomo che ha ucciso mio padre. Gli aveva strappato questo ed è suo. Book ha fiutato questo pezzetto di cuoio e ci ha portato da lui. Come ti chiami? Che volete da me? Io quest'uomo non l'ho mai visto prima. E anche quel coso lì è la prima volta. Ti ho chiesto come ti chiami. Lo so io il suo nome, sceriffo. Si chiama Hank. Suo fratello è un tale Bauman. È chiaro. Anche Bauman. Ehi, un momento, sceriffo. Tante persone hanno le stesse iniziali. Questa non è una prova, non ha nessun valore. Secondo me si è inventato tutto. Te l'ho già detto. Book ha seguito la tua pista. E lui non si inganna di sicuro. E che volete fare? Portare il vostro cane a testimoniare? Troveremo altre prove. Non sarà difficile. Portatelo via! Attenti che non scappi! Siete pazzi! Non avete prove! Non potete arrestarmi! Muoviti e sta zitto! Pagherà per quello che ha fatto. Non ho fatto niente! L'assassino! Dammi! Muoviti! Lasciami! Bauman, hanno preso Hank. Tutto chiaro? Sì, sceriffo.
Noi aspettiamo qui che ci diate il segnale. Poi Tim sa che fare. Esatto, Tim? Sì. Sei in gamba. Bene, è tutto sistemato. Che diavolo volete fare? Chiudi il becco. Portatelo di là. Caggiù, Robby. Togliti il cappello. D'accordo? Sì. Pronti? Tim! Lascia libero il cane! È sufficiente per convincere il giudice. E a te conviene dire la verità. Venite qui, voi due. Lo portiamo via, stasera lo terremo sotto chiave. Bravo. E domani mattina lo porterò in tribunale. Bravissimo, Buck, sei grande! Bravi! Eccellente, che bel cane, eh? Hai 5 secondi per rispondermi. 1, 2, 3. È là dentro. Uh!
Maledizione! Era pieno di topi là. Dovevano farti a pezzi, idiota. E allora perché non mi hai lasciato qui? Chiudi il becco! Jeff, Norton, muoviamoci. Non riprendiamo le pelli. Non c'è tempo, non abbiamo cavalli. Ci serve anche qualche dollaro. Tim, sei già a letto? Tu non ti fidavi di me. Mi hai chiuso a chiave. Ma non è colpa mia. Tuo padre ha voluto che ti tenessi d'occhio. Lo sapevi, no? Non ha voluto darmi retta. Senza di me, Book sa fare ben poco. Tim, non essere sciocco. Tuo padre vuole che tu stia qui al sicuro per il tuo bene. Tieni, ora devi mangiare. Senti, non potresti riscaldarmelo un po', per favore? Certo, ma me l'avevi chiesto freddo. Corinne. Sì? Sei straordinaria. Neanche tu sei tanto male, davvero. Corinne, sai, vorrei che tu fossi mia sorella. Anch'io lo vorrei. Sulla pista? Forse. Sì, credo che Book l'abbia perduta. È molto irrequieto. Book! Book! Che succede, Book? Perché ti fermi? Andiamo! No! Dall'altra parte! Avanti! Cercarlo. Hai sentito? Presto! Presto! Arrenditi, Bauman! Via di scampo! Arrenditi! Non fare sciocchezze! Mai!
Fermo, Book. Resta lì. Di là. Buttate le armi! Vieni avanti lentamente e alza le braccia! Non fare una mossa o sei un uomo morto! Bastardo! Ho sentito urlare mio figlio! Non ne so niente! L'avete preso! Dov'è? Parla! Ma non era con noi! Papà! Papà! Se muovete un solo dito, gli taglio la gola! Sei spacciato, Hank. Ti conviene arrenderti. Non fatevi troppe illusioni, sceriffo. Perché invece non gettate le armi e liberate mio fratello? Adesso va. Vieni, Jeff. E non muovetevi. Ho peggio per lui. Ora ci allontaneremo. Niente trucchi. O gli taglio la gola. Tim! Sii coraggioso! Aspettami! Sono ferito! Aiutami! Bauman! Ti prego! Non ce la faccio! Non ce la faccio più! Hank! Hank! Aiutami! Aiutami! Hank! Dai! Lasciami andare, non possono più raggiungerti. Chiudi il becco. Allora, è qui il guado? Già. E vuoi sapere una cosa? L'ho scoperto io 2 mesi fa. Quegli imbecilli non sanno che c'è questo guado. Bene, allora non potranno inseguirci. Ehi, fermati o ti... Via! Bestiaccio schifoso! Via! Via! Lascia via! Aiuto! Aiuto! Spara! Spara! Bauman! Ma che cosa? Via! Book! Ah, Book! Hey!
Siete finiti! Buttate le armi! Fa come ti ha detto. Siamo spacciati. Io non mi sento spacciato. Non mi manderanno sulla forca. E poi non me ne andrò da solo. Punk! Si sente molto sola, vero? E a Tim occorre una famiglia. Farmi una famiglia. Ma tu non hai detto nulla. Sei straordinario. È vero che partiranno domani? Sì. Prendi un'altra bottiglia della mia riserva privata. Non vorrei regalargliene un'altra, Winthrop. E a parte tutto ne resta una soltanto. Prendila comunque. Da oggi in poi Dan riceverà un trattamento speciale. Tutto quello che vuole, lo offro io. Anche per Natty? Sì. Tim è per il cane. Ma che dici? Il cane e Tim non bevono. Il cane vuole ossa e Tim preferisce i dolci. E non ne abbiamo molti in magazzino. Beh, procurali. Dobbiamo far di tutto per loro. Sono brava gente. Un po' matti, ma brava gente. Sai, io dovrei a Dan il 10% di quella somma che ha recuperato per me. E lui non vuole un soldo. Ma tu gli hai offerto solo delle pelli. E le avrei ricomprate? Gli affari sono affari. È un omaggio del signor Winthrop. Forza gente, preparatevi! Davvero vuoi andartene? Ne abbiamo già parlato, Tim. Portland è una bella città. E io sogno da tanto di viverci. Sì, me l'hai detto. Non mi dimenticherai, vero Tim? No, non ti scorderò. Hai salutato papà? No, dicono che sia andato al villaggio indiano. Non ti ha detto nulla. Che cosa doveva dirmi? Ma di rimanere. Lo sai che vuole che tu resti. Mi dispiace molto, Tim. Ma che cosa farei qui? Avanti! Si parte! Preparatevi! Si parte! Preparatevi per la partenza! Ti prego, non dir nulla. Da sempre sogno di vivere in una grande città. Devo andare.
ora... E ora che cosa? Non so più che cosa fare. A place for you and me.